La prima, per quanto lei adesso ha affermato che non è autobiografico, io sono convinta che qualcosa di lei ce l'ha messo, magari inconsapevolmente, e cioè in questo, il suo personaggio ha questo dialogare intimo, probabilmente inconsapevole anche da parte sua, con l'ambiente urbano, la città, i ciottoli che lui poi saprà di non vedere più perché questo asfalto che avanza, un po' come Marco Valdo, via. E secondo me lo fa anche lei, confessi, fa anche lei, prima domanda, poi. La seconda domanda è nella... Anche lei cosa? Di, per esempio, andare in giro a tarda ora di notte, con... poi si ritrova, e si trova a contemplare. L'altra domanda invece è sullo stile, che dico che critica anche su me stessa, dico che sono schifezze, poi quello che pensano gli altri, vabbè. Ho trovato molto bello il suo libro, che succede di rado nel mio caso di trovare libri belli. Sullo stile, la scrittura, la sua è proprio come piace a me, cioè è diretta, è schietta, sa descrivere i grandi temi della vita con quattro paroline il cui significato noi non pensiamo possa passare così tanto. E secondo me lei è un po' bukowskiano. Conosce Charles Bukowski? Si sente bukowskiano? Rispondi. Vabbè, intanto poi magari poi mi segui alle altre presentazioni, così stai lì, le fai cioè, il massimo della vita, no? Ne sai più di me, sei più simpatica. Tutte le persone che io ho conosciuto e hanno un buon senso dell'umorismo e avevano voglia di scrivere sono diventate, hanno avuto grande successo. Non ultimo adesso, in questi giorni, sta vivendo un grandissimo successo, un esordiente, si chiama Paolo Giordano, che è in testa alle classifiche. E l'anno scorso ha scritto il libro che sta avendo successo a un mio corso di scrittura, questo è irrilevante, cioè lui era già bravo per conto suo, ma lui, il momento in cui mi ha dato la prima pagina di presentazione di se stesso da tre righe, io ho detto questo, cioè, può darmi quello che vuole da leggere, sono sicuro che questo arriverà da qualche parte se veramente lo vuole fare, è in testa alle classifiche tutta l'Italia, quindi se hai senso dell'umorismo e ti piace scrivere hai buona possibilità di arrivare a qualche parte. Sì. Adoro andare a passeggio. E adoro, mi piace questa cosa, questa immagine che ti hai dato del dialogare con la città che abbiamo intorno. Io amo molto, per esempio, la città in assoluto per me è New York, dove io ho vissuto, dove mi piacerebbe passare più tempo, dove l'immagine che le persone hanno di New York è un po' particolare, perché c'è questa immagine rutilante, caotica, veloce, rapida, brillante. In realtà è una città che ha molto più di questo. E il piacere che mi dà andare a chiacchierare con la città. Tra l'altro non esiste città al mondo che ti dà l'impressione di essere una cosa viva, di cui te non sei altro che un condomino. Cioè te entri lì e te inizi a spostarti un po' lei come vuole. Quindi a maggior ragione nel caso di una città come New York, il dialogo, passeggi per la città, ti fermi su una banchina, ti fermi a un coso, è proprio come? Piena di quadrati. Piena di quadrati da tutte le parti, quindi io felicissimo, insomma. Esatto. Quindi sì, assolutamente anch'io adoro andare, e quando ci sono dei momenti in cui, ma non necessariamente ho anche delle difficoltà o dei problemi, cioè, ho bisogno di stare un po' per conto mio, ma anche una banalità, cioè a me piace andare al cinema da solo in città, proprio perché mi piace andare al cinema e detesto sta cosa che uno esce e un'altra, ti è piaciuto, non ti è piaciuto, il commento intelligente, io detesto i commenti intelligenti, e quindi adoro uscire da un bel film e andare poi a farmi una bella passeggiata in città, magari ho vissuto 2 anni a Roma, mi prendevo un birrino, mi mettevo sul Lungotevere a guardare un po', insomma. Sì, la risposta è sì. Poi sullo stile, cioè la domanda è se io mi sento bukowskiano, per ridurla un po', visto. Diciamo che qualcuno mi insulterà qui. Ieri sono stato insultato perché ho detto che Fante è un minore. John Fante.
e mi hanno insultato, visto che ero ospite di una scuola di narrativa che si chiama Arturo Bandini, che è il personaggio principale, e io ho avuto l'ardire di dire, e me era un po' passato di mente e ho detto che John Fante era un minore. Mi stavano per mandare ovviamente a fare. Bukowski, io adoro Bukowski, l'ho adorato tantissimo, ho letto i suoi libri, una persona secondo me, soprattutto se come me e Paolo, mi fa piacere l'abbia detto, ama particolarmente la letteratura americana, non può ragionare di letteratura americana se non ha letto Bukowski. Devo essere sincero che sono presuntuoso, ma non è il mio riferimento assoluto. Lo trovo anche lui, odio dirlo, ma alla fine dei conti un minore. Cioè, se uno mi punta la pistola alla testa e mi dice Isola deserta, una sola letteratura americana, non li puoi portare tutti, Bukowski non lo porto, questo è. Però lo faccio invece rientrare nel... questo è. Però a saperlo fare. Invece con John Fante qualche parentela la trovi, no? Bukowski no, ma forse John Fante... No, ma parentela avesse, insomma. E per quanto riguarda Biondo, volevo sapere lo scopo degli atti rivoluzionari, perché cioè della bomba al comune, visto che alla fine lui è un po' l'unico che si adatta all'idea dell'asfalto in confronto agli altri lavoratori. Una controdomanda, nel senso, per capire comunque che dire. Lo scopo materiale, cioè il perché mette la bomba, o lo scopo del libro, del tema, del... il perché lui mette la bomba lì al... io ritengo che lui metta semplicemente la bomba perché si rende conto, per un vero atto rivoluzionario, cioè in questo luogo un po' che c'è, cioè questa perfezione del mondo del protagonista di Dino si trasmette un po' apparentemente in questo, a questo paese, a questo luogo che non si sa in realtà dov'è, quando è, insomma l'epoca, però che sembra un luogo in effetti un po' sospeso. Quindi entra questo asfalto, entra l'idea della corruzione, entra tutta sta roba qui e lui semplicemente fa ciò che sa fare. Sì, cioè fa quello... mi ha divertito perché io in realtà non me l'aspettavo, quella serie di battute tra il biondo e Dino là fuori. E cioè, tra l'altro, se io dico che so poco di quello che scrivo, ancora meno nel momento dei dialoghi, cioè effettivamente lì i personaggi dicono cose che io vedo dopo averle scritte in qualche modo. C'è il momento in cui loro parlano nella campagna, lui l'ha già portato fuori, l'ha già salvato, praticamente lo sta mollando in mezzo alla campagna e gli dice mi raccomando, non fare cazzate. E lui gli dice, non posso, è nostro destino fare cazzate, perché poi parla ovviamente da slavo. E lui, Dino, si fa una mezza risata e dice, vabbè, allora non le fare troppo grosse. E lui dice, sì, questo posso fare. Quella roba lì, quando il biondo l'ha detta, ti dico la verità che forse ci siamo interrogati sulla fuga della bomba, su questa fuga laterale, eccetera. Se devo dare una risposta molto magari superficiale, ma è forse solo per quel momento che alla fine dei conti io mi sono convinto al 100% di volere tenere quella fuga laterale. Perché quella cosa, secondo me, che dice il biondo, pur parlando di idiozie, secondo me è molto bella. Cioè lui, al di là, non è tanto il discorso alla fine dei conti del mettere una bomba, lui era un rivoluzionario, gli hanno insegnato a mettere le bombe, quello è il suo modo di reagire al mondo. Io... prima mi si chiedeva il messaggio, ho parlato di etica, insomma io sospendo il giudizio, tento anche di sospenderlo da parte verso i miei personaggi, cioè fanno quello che sono, che fanno quello che devono fare, quello che il modo di interagire del biondo con il mondo è mettere le bombe. E ti dico la verità che alla fine ho goduto anch'io quando lui se ne rende conto, torna a casa sua e dice, senti, se io tanto le bombe le devo mettere, tanto vale le vuoi mettere a casa mia, perché voglio dire, cioè, vado vivi, sciupo il comune a voi, come se fosse roba che lui non controlla, insomma. Quindi il motivo per cui l'ha messa è per reagire a come qualsiasi atto rivoluzionario.
da un punto di vista un po' più sostanziale per questo, perché non ne può fare a meno, si rende conto e non ne può fare a meno, insomma. E poi c'è un'altra cosa? No, chiude. No, vabbè, mi sembra ci fosse un'altra cosa. Allora,